Benvenuti nella cucina di Angela, ricette casalinghe. Oggi vi ho preparato la zucca alla parmigiana, un secondo leggero ma anche un contorno sfizioso e facile da preparare. Accendete il forno sui 200 gradi, rivestite una placca con carta metallizzata, mondate la zucca dei semi e della scorza, poi tagliatela a fetti sottili e disponeteli sulla placca. Coprite la zucca con un foglio di carta metallizzata e passatela in forno già caldo, lasciandovela per circa 30 minuti. Levatela allora dal forno tenendo questo acceso, imburrate una pirofila e disponetevi uno strato di zucca. Salatela leggermente, se volete la potete anche insaporire con una grattatina di noce moscata. Cospargete con il formaggio e irroratela con un poco di burro fuso. Ecco qui. Formate anche un secondo, terzo, quarto strato, quante ne volete, e conditeli sempre nello stesso modo. E poi inforniamo per circa 12 minuti e serviamo. Buon appetito! Ciao!